Nei nostri precedenti video abbiamo definito che cosa sono i disturbi specifici di apprendimento della scrittura e abbiamo distinto due diverse tipologie di disturbi: la disortografia, che interessa prevalentemente errori ortografici che vengono commessi nella scrittura di un testo, e la disgrafia, che abbiamo invece definito come una difficoltà nella competenza grafomotoria. Quali sono i tre aspetti legati al processo di scrittura? Quando un bambino dovrebbe acquisire e stabilizzare questi processi? Cerchiamo di capirlo meglio in questo nostro video. Quando parliamo di scrittura ci sono tre aspetti che dobbiamo tenere in considerazione. Punto numero uno, la competenza grafomotoria, ovvero la capacità di poter realizzare in modo leggibile e veloce la forma dei grafemi. Un secondo aspetto da tenere in considerazione è la competenza ortografica, ovvero la capacità di poter scrivere correttamente le parole rispettando il giusto rapporto tra i grafemi e i fonemi, ma soprattutto di rispettare quelle che sono poi le regole ortografiche tipiche del sistema di apprendimento della propria lingua. Un terzo aspetto da tenere presente è la capacità di produzione scritta, ovvero quando una persona scrive non scrive soltanto sotto dettatura, ma può anche produrre autonomamente un proprio testo. Pensiamo per esempio ai temi. Dunque facciamo riferimento alla capacità di poter scrivere dei testi che siano coerenti e ben organizzati nei contenuti, che siano corretti dal punto di vista grammaticale e sintattico. Quando è che un bambino dovrebbe aver acquisito queste tre abilità importanti per il processo di scrittura? Partiamo dalla competenza grafomotoria. È a partire dalla scuola dell'infanzia. Questa competenza si sviluppa ulteriormente nei primi 2 anni della scuola primaria e si dovrebbe stabilizzare dalla terza primaria in poi. Quando si acquisisce invece una corretta competenza ortografica? Qui dobbiamo fare attenzione a specificare la tipologia di errori che il bambino commette. Una corretta competenza ortografica si acquisisce nei 5 anni di scuola primaria e solitamente si stabilizzano intorno al terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Quindi sì, fino alla terza classe della scuola secondaria di primo grado possiamo ancora trovare degli errori ortografici negli elaborati scritti dei nostri ragazzi. Quando è che ci dobbiamo preoccupare? Quando questi sono di una grande quantità, quindi abbiamo un'abbondanza di errori ortografici, ma soprattutto di quegli errori che noi li chiamiamo di interesse clinico. Questa tipologia di errori non le troviamo soltanto nelle produzioni spontanee dei bambini, ma anche in quelli sotto dettatura o per esempio dal copiare dalla lavagna. In un nostro precedente video abbiamo definito la tipologia di errori di interesse clinico e non clinico che dobbiamo tenere in considerazione quando osserviamo le difficoltà dei bambini e dei ragazzi a scuola. Quando si acquisisce la capacità di produzione scritta? Anche questa si acquisisce nel corso della scuola primaria e si stabilizza sempre alla fine del primo ciclo di istruzione, quindi intorno alla fine della terza classe della scuola secondaria di primo grado. Hai delle domande o dei dubbi in merito ai processi di scrittura? Se sì, puoi utilizzare lo spazio sottostante per pormi le tue domande, oppure puoi scrivermi in privato per richiedere una consulenza diretta e personalizzata.